Salve a tutti ragazzi e bentornati a Mike Shosha. Riprendiamo con Watch Dogs 2 proprio nel punto in cui ci siamo salutati nell'ultima puntata. Stiamo andando da French per la sua missione. Nella scorsa abbiamo completato quella che ci aveva affidato Sitara. Era quella, vi ricordate, dovevamo sgominare la chiesa di New Do. E ci siamo riusciti, abbiamo anche rilasciato un bel video che compromette la figura della New Do. E adesso entriamo nel garage. Ci siamo già venuti. Che succede? Tutti a terra qui. Mazza, French, c'è proprio un bel posticino. Ti sei trovato. Ma adesso andiamo da French. Scusate ragazzi se mi sentite un po' strano, ma ho cambiato postazione. Sto registrando con lo schermo del computer, quindi non posso neanche beneficiare della potenza della PS4 Pro. Beh, comunque iniziamo la missione e vediamo che cosa ci vuole affidare French. Ehi, French. Ciao. Ehi, dimmi che hai tenuto gli scontrini. Ehi, zio, guarda questa cazzata. Ci dica dell'AUM 2.0. I sistemi AUM sono infallibili. La privacy è al sicuro. Sono parole grosse. Non teme che i gruppi di hacker la prendano come una sfida? Chiamali col loro nome. Il DedSec. Se vogliono provarci, noi siamo qui. AUM 2.0 è un software che morde. Oh, ma che ce l'ha con noi? Già. Sta proprio cagando fuori dal vaso, è guerra. Per questo sto provando a craccare il 2.0. C'è solo un piccolissimo problema. Quale? Ecco, tieni questo e stai indietro, bene. Il chip è un po' duro da estrarre. È inutile provare a montare il nuovo sistema operativo sull'hardware vecchio. Perché? Perché hanno cambiato le porte? Secondo la guida capitalista dell'obsolescenza forzata! Per fortuna, un uccellino mi ha detto che il 2.0 avrà di serie un fantastico exploit. Ma non mi dire, che peccato. Proprio così. Per questo tu dirotterai qui una ricca partita di 2.0 per le prenotazioni prima che qualche hacker da 4 soldi dica all'AUM come rovinarci la festa? Non è convintissimo, mi sembra. Hai uno strano rapporto con la tecnologia, lo sai, sì? Beh, ragazzi, de certo French non è normale. Comunque... Stai scherzando? Sì, scherzo. Vabbè, questo è il suo ufficio. Allora, c'è una ragazza qui. Neanche malvagia, direi. Che sarà stata forse la ragazza di French? Non lo so, ragazzi. Secondo me... French è il personaggio più enigmatico. Beh, ovviamente c'ha la maschera, però insomma è quello che mi piacerebbe approfondire di più. Vorrei che il gioco lo facesse, quindi spero che lo farà. Ma sicuramente lo farà, dai cacchio, è possibile che non lo fa. Comunque ragazzi, noi proteggiamoci dagli spoiler e scopriremo di più. Fatto sta ragazzi che adesso la nostra missione qual è? Qual è? Vediamo un po' qual è. Allora, ecco l'app del DedSec. Home. Ottieni le informazioni, consegna delle Home. Prenota un carico di AUM 2.0 per l'uso personale del DedSec. Sì, che poi ragazzi, ce l'hanno ovviamente con noi questi qui, minchia quanto è lontano. Però, cioè, mi fa ridere che noi comunque scriviamo DedSec un po' ovunque. Guardate, DedSec, un po' ovunque. E ancora non ci hanno beccato. Sì, questo è il mio nuovo AK-47, l'ho rubato a un poliziotto. Allora, ci freghiamo quello che probabilmente è l'auto di French. No, ok, non era la sua, vabbè, ce ne andiamo. Ci andiamo da qui. Ha detto una cosa che... Insomma, ragazzi, io combatto da tanto tempo. No, voglio la moto. Ipocrita. Oh, ipocrita, lo dice a tua sorella. Dammi sta moto. È quella dello... Lui ha detto obsolescenza forzata, no? Che è un po' quello, ragazzi, che succede ai vostri telefoni spesso. Vabbè, non abbiamo dati certi che lo attestino. Però avete visto, ragazzi, magari fate un aggiornamento, ne fate due, ne fate tre. Dopo il quarto aggiornamento... Che fate? Il telefono invece andrà meglio, vi sembra che va peggio. Ecco, quella ragazzi potrebbe essere un avviso di obsolescenza programmata. Dovete sapere che la Apple, questo è un momento didattico importante, non me lo sto inventando io perché ma è che sei contro la Apple? No, a me non me ne frega assolutamente nulla. Però è pur vero che tanti anni fa, insomma, la Apple è stata condannata per obsolescenza programmata. Marcus, la nostra rete di follower continua a espandersi. Dai. È solo merito tuo.
Hai dato il via a tutto. Il DedSec era un gruppo di idealisti prima che tu lo trasformassi in un movimento. La gente sfoggia i tuoi disegni, ripete i tuoi slogan. Hai davvero creato un movimento. Grazie, Marcus. Oh, gliele calculo, Marcus. Ma ricorda che c'è uno scopo dietro. Non sono qui per il mio ego. Io voglio che la gente si svegli, cazzo. Hanno dormito per un bel pezzo, ma ora è finita. Oddio, sì, comunque ragazzi, vi dicevo prima, il colpo alla New Doha ha creato... Oh, bella! Vabbè, il colpo alla New Doha ha risvegliato molte coscienze. Comunque siamo arrivati e vi finisco poi di raccontare... Ah, ma questa missione l'ho già fatta! Sono al centro distribuzione della AUM. Bravo, ok, dovresti cercare un computer, una di quelle vecchie scatole. L'AUM conserva le schedule combinando destinazione e numero di targa come un semianalfabeta, ammesso che i software legano. Buono a sapersi. Vediamo cosa trovo. Sì, ragazzi, questa missione l'ho fatta in una delle mie prove. Non so se era a Los Angeles o... Dicevo, di questa obsolescenza programmata che è stata fatta, di cui è stata appunto condannata la Apple. Ah, potevo entrare dalla porta, che sciocco. Insomma, ragazzi, dovete sapere che per quanto riguarda i primi modelli di iPod, praticamente dopo un anno e qualcosa la batteria moriva. Così, moriva la batteria. E, insomma, tanti si sono lamentati di questa cosa finché delle persone non hanno pensato bene di provare il fatto che dopo un anno la batteria per tutti quanti i dispositivi moriva. Quindi hanno fatto lo studio, hanno riscontrato che era così e si è scoperto appunto che era la Apple che consapevolmente aveva... fatto questa cosa. Quindi è un chiaro caso di obsolescenza programmata. Allora, qui il tuo lavoro è completato, quindi passiamo con Marcus. Ragazzi, sto parlando al rallentatore, ma perché sto registrando in un'altra posizione che non mi piace per niente. Sapete quando siete abituati a fare una cosa? Ecco, vabbè. Comunque, entriamo di qua, va. Dove sei? Ok, ragazzi. Ho qui la lista. Ok, bene, ora dovrai soltanto andare al centro di distribuzione e abbinare il numero di targa di uno dei loro camion a quello che è diretto in città. Ehi, è così analogico. Te l'ho detto. Luttisti. Ok, ragazzi, dobbiamo rubare quel camion. Però io ve lo dico subito, ragazzi, noi potremmo fare tantissime cose. Avremmo tante possibilità per fare la stessa missione. Potrei, per esempio, guidare il camion fuori, aprendo però quella porta di cui abbiamo però bisogno della chiave. Ok, vi dico, ragazzi, adesso lo facciamo un po' stealth, giusto per farvi vedere che si può fare qualcosa di interessante. Vieni qua te. Però penso in questa stessa missione, in questa puntata, farò un po' più di viva al parco, cioè sparare un po', perché cioè sono un paio di puntate che stiamo andando lisci come l'olio. Allora, io direi che possiamo... Sapete che facciamo, ragazzi? Io me ne vado qui sopra e poi... Poi lasciamo spazio al robottino. Pensavo che era qualcosa di veramente interessante. Dammi la chiave, grande, grande, grandissima. Bravissima, ragazzi, mi è venuta in faccia lei, ottimo. E adesso saremo noi a venire in faccia a lei. Aspetta, aspetta. Allora io a sto punto, ragazzi, me ne andrei a utilizzare direttamente il codice. Perché abbiamo la chiave. Abbiamo tutto. Io apro questa porta, vedete, si è aperta. L'hanno aperta loro? Non lo so. Non lo scopriremo mai. Via! No, che ho preso? Ho preso il muro. Ci andiamo manual, va. Volevo fare la cosa figa, ma non ci sono riuscito. Perfetto, vabbè, faccio manual. Ho trovato il camion. Ottimo! Cosa stai aspettando? Cogli l'attimo, amico mio! Non può essere vero. Via di qui! Io qui non ci resto. Ho fatto con la pistola. Ah, vabbè, vabbè, ragazzi, 3 ore e poi potevamo... Sto comunque facendo le cose un po' alla carlona. Ah, fallovo. Via da qui, via da qui. Metti Arnos. Sono stati chiamati addirittura i rinforzi. Vabbè, noi ce ne andiamo lo stesso, ragazzi. Attiviamo pure le cose, così nessuno ci può inseguire. Ho il carico e sono in viaggio. Preparo il comitato di accoglienza. Ok, dove te lo dobbiamo portare? Tra l'altro, ragazzi, i French, secondo le indicazioni di Orazio, è un pazzo schizzato. E questo lo avevamo capito già da noi.
Però ragazzi, lui dice, Orazio, nella sua nota audio dice: guarda, io pensavo fosse un infiltrato dell'FBI, no? Perché, cioè, questo qui, di punto in bianco, ha cominciato a frequentare l'hacker spazio, non sapevamo chi fosse, era un pazzo, l'abbiamo detto, non è che è un infiltrato che sta qui per scoprirci. Invece no ragazzi, semplicemente uno che si mette là, costruisce le sue armi di distruzione, è uno che vuole tutto e subito, è un pazzo furioso che si lancia a capofitto nelle, insomma, nelle cose, nelle avventure. Però è esattamente quello che ci serve, quello che serve al DeathSec, e quindi facciamo di necessità virtù. Ripeto, per me è uno dei personaggi più interessanti che... Ma perché mi dice l'applicazione viene sospesa? Che vuol dire? Vabbè, non lo so. Vabbè, comunque dai ragazzi, andiamo al... Merda! 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 Un momento! Ehi, dimmi che c'è qualcosa di buono. No! Merda! Merda! Se fossimo stati Gianni Morandi era buono, però. Oh oh, che battutacce! È lui? Woohoo! Beh, qualcosa l'hai preso? Ma sarà davvero buono? Oppure cattivo? Chi lo sa? Stiamo parlando dell'AUM. Facciamo così, io sistemo questo stronzetto mentre tu vai a procurarci della caffeina. No. Cioè, beh, vuoi che vi porti due caffè? No, lui è un robot. La caffeina è per me e per te. Ok. Per lui decaffeinato. Ok. Però ragazzi, mi piace questo stile pieno di battute, pieno di cose. Comunque, abbiamo un nuovo amico? Abbiamo trovato questo robottino della HUM che a quanto pare è il sistema di sicurezza più infallibile, impenetrabile del mondo. Io non ci credo manco un cazzo, come direbbe qualcuno, soprattutto, anzi, come direbbe qualcuno quando non c'è scuola, sei felice? Ah, fascia oro cazzo. Ah, a proposito ragazzi, quel robottino tra l'altro è compreso in una collector edition di appunto di Watch Dogs. Yeah. Dove sei? Bello, ci serve una mano all'hacker spazio. Gli aggeggi AUM non sono 2.0 per caso. Vabbè, ho capito, stavi qua un minuto fa, ma è cannato qui e te sei dato. Vabbè, insomma ragazzi, è nella collector edition e è praticamente c'è questo robottino che potete radiocomandare con il cellulare. Era molto figo, vabbè. Vabbè, insomma niente, non mi è venuto in mente perché ricordo ragazzi che fino al 20 novembre avete l'opportunità di utilizzare quel codice che vi ho fatto mettere a disposizione. Ovviamente se lo usate, se non lo usate non fa niente, io però ve lo ricordo. Però, ecco, mi sono ricordato che praticamente ho sbagliato il sito perché non è Uplay, è tipo... Vabbè, lo trovate in descrizione comunque, non me l'ho sbagliato. Il garage di... Cosa? Oddio, che ho fatto! Oddio, che cosa ho fatto! Oddio, ma non sono morto, perfetto. Ah, però quanto sei fresca. Fammi vedere un po'. Chi è questa qui intanto? Cospirazionista. Ok, va bene ragazzi. Potrebbe... No, fermi. Ho sbagliato. Che diavolo? Tranquilla, no. Hai dei pantaloni orribili, però... No, c'è pantaloni orribili, ti insulto. Ehi, hey, vaffanculo. Vaffanculo. Che diavolo? C'è pantaloni brutti, che è? Vaffanculo. 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 Che hai imparato? Mi hai sentito? Che hai imparato? Ho detto vaffanculo. Beh, stai tranquillo. Tutte queste perdite di tempo ragazzi per fare che niente. Però mi scrivete, fatemi che faccio vedere qualcosa in più di solo le missioni. Insomma, faccio vedere anche queste cose. Solo se... Ai ai ai. Forte. Grazie signore. Prego, signore. Mi sa un po' freddato il caffè, però vabbè. È per il robot, non è per lei. Fatto del mio meglio, sai? Ok, e sei stato bravo. Non ci dico riuscirai. Che mi stai incolpando di qualcosa. Dico che... Ma non ti accorda niente se non ho chiesto di riprogrammarlo basta, da capo. Ora basta. Ma che... Botte sangue acido muriatico. Stiamo cercando di riprogrammare il robottino, sì. Se non l'avete capito. Ho qui qualcosa. Josh che non dice grazie. Wow. Ben fatto. Ehi, basta, Bull. È cocaina liquida. Secondo te a Josh fa bene? No, non se ne parla. La Bull, tipo Red Bull. Ci siamo! Sì! Wow!
una cosa a tutti i presenti, a noi stronzi del Dersec. Che come hackeriamo, programmiamo e rubiamo noi, non lo fa nessuno. E questa magari non diciamola alla polizia, ma brindo al Dersec. E in tutto questo, ragazzi, Orazio, mando sta. Io lo chiamerei Orazio Forza Lazio, ma me faccio i cazzi miei. Bene, amico. Ora dobbiamo trovare una smart home ed entrare nel server. Che aspetto ha l'unità esempio Allied Complex? Vediamo. Sicurezza scarsa. Mi sembra il posto giusto per testare. Dovrebbe. Grazie per l'ottimismo. Dovrebbe. Eccolo qua, Orazio. Oh, raga, ma questo sta sempre su Noodle, che sarebbe Facebook? Oh, zio. No, sarebbe forse Google Noodle. No, aspetta, allora ragazzi, Noodle è Google, però c'è questo qui che è ScoutX, che è tipo il social network. Guardate, queste sono la mia foto che ho fatto in giro. Dex è per sempre, più schiatti e più azioni, oppure al Golden Gate. Oh, basta coi selfie. C'è pure quella di Branch ad Alcatraz. Vabbè. No, tu sei sempre su Facebook, oh, ma la smetti? Sai, ho una versione iniziale dell'AUM nel mio appartamento. Ho chiuso la connessione al server non appena l'ho installato, ma funziona ancora bene senza. Che succede ai videogirati? Ho un algoritmo basato sulla mia normale routine che segnala le cose sospette. Il sistema mi avvisa ogni giorno quando torno a casa e vedo i video prima di cancellarli. Se voglio li copio tramite USB, poi nel mio vecchio PC con Windows 95. Niente scheda di rete. Ah, trovato niente di interessante? Giusto il vicino che mi ruba le begonie dalla finestra. Secondo me pensa che ricrescano, ma sono io che le rimetto lì nei weekend. Gli hai mai parlato? Sono fiori, il prezzo per rimpiazzarli non è niente in confronto al divertimento di vedere un ottuagenario che li porta via con fare super furtivo come se fosse uno dei tizi di Ocean's Eleven. Vabbè. Ehi ragazzi, il debutto è riuscito. Sono dentro. Ottimo lavoro, Marcus. Dai un'occhiata dentro la casa. L'AUM conserva tutti i dati degli utenti in locale come misura di sicurezza. Se riesci ad accedere ai video delle persone che visitano la casa, questo riuscirà a far scattare l'allarme. Ricevuto. Ok, ragazzi, avete capito? Dobbiamo far entrare dentro, provare lo Zero Day della AUM 2.0. Eccoli qui i robottini che dobbiamo cercare di evitare. Allora, la prima cosa che dovremmo fare è spengere... No, non posso. I sistemi funzionano perfettamente. Non posso, porca zozza. Forse, ragazzi, non c'ho l'abilità. Vabbè, lo faremo manualmente. Vabbè, allora, ragazzi, non c'ho l'abilità, penso, non lo so. Ah, lo sapevo, ragazzi. Lo sapevo, c'è sempre un'altra entrata. Il nostro jumper. Poi, ragazzi, dalla prossima missione io mi vado a comprare anche il quadricottero, perché... può essere sempre una cosa in più. Ecco qua, guarda. Sono entrato proprio lì dove serviva. Tac, proprio entro, vado e entro, esco e ciao, ciao. E che ci voleva? Scarica la registrazione. Benvenuto all'AUM, la casa smart del futuro. Mentre ammirate le sue funzioni, ricordate di interagire con lo spazio interno. Toccate, sfiorate, aprite e usate ogni oggetto che vi attira. È la vostra esperienza, il vostro viaggio. E quando verrà il momento di fare una scelta, ricordate, non è casa se non è una AUM. Vabbè, ragazzi. Comunque lisci come l'olio proprio, Vai, recupera i dati. Vabbè, ragazzi, questa cosa della smart casa, stavo dicendo smart house. Ma che cosa voglio dire? Insomma, mi ricorda un po' Mr. Robot, però... cioè, a proposito di questo, in tanti mi hanno detto mi ricorda Mr. Robot. Ma è normale, ragazzi, perché c'è il tema hacker. Ma se io faccio così? E me ne vado? Ciao! Voi non avete visto niente? E hackerò pure sta cosa, così prendo dei dati in più. Scusa, non cadere. Vabbè, è caduta. Io me ne vado. Insomma, ragazzi, c'è il tema hacker, ci sta. Anzi, volendo, è Mr. Robot che ha ripreso da il primo Watch Dogs, è uscito prima. Okay, bella pula. Che ho fatto? Solo perché sono nero. Ehi, ragazzi, il server era un trucco. Cosa vuoi dire? Ci sei entrato? Ma è solo uno snodo. I dati vengono conservati altrove. No. Questo hardware non funziona così. Se hanno installato qualcos'altro, dovrei... È morto Josh.
Ci sei ancora? Ora sta leggendo 1000 comunicazioni interne al minuto. Ti daremo informazioni sul come, tu scopri il perché. Ok. Ok, quindi non è finita qua, vediamo un po'. Ok, ci siamo. Wow, la AUM riceve dati da tutte le parti. Non credo che questo sia solo il 2.0. Hai ragione, qui c'è troppa roba rispetto al numero limitato di apparecchi già in servizio. Entro nel loro sistema per scoprire dove mettono tutte queste informazioni. Ti faccio sapere. Aia ragazzi, questo qua prende informazioni chissà da dove. Vabbè, io ripeto ragazzi, c'è sempre quella labile linea, la sottile linea di divisione tra giusto o sbagliato, perché anche noi non è che facciamo le cose veramente... No, forse mi devo mettere di qua. Pure noi ragazzi, che ne so, rubiamo soldi, facciamo cose. Per esempio, vedete, a destra posso mandare dei sicari e a sinistra potrei mandare dei poliziotti, però... Ok, dobbiamo studiare bene la situazione qui ragazzi, che dobbiamo andare lì su. Dammelo, no, l'ho presa? No, sono riuscito a prenderla. Ok, questa telecamera forse ci aiuterà. Sì, che ci aiuta, sì. Anzi, tu lo sai che fai? Fai pure una brutta fine. Vai là un po'. Ci sarebbero quei soldi da raccogliere, però... Boh, ragazzi, vabbè, magari un'altra volta. No, Marcus sta per essere scoperto. Funzionano perfettamente. Sì, sì, bene, bene. Va bene che ti funziona perfettamente. L'importante è che io entro. Sto dentro, ragazzi, eh. Questo posto pullula, vedete? L'ho detto, è pullulava. Oddio, pensate se uscivo così allo scoperto e non avevo visto sta tizia. Chi sei te intanto? Può chiamare rinforzi. Sì, sì. No, 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 c'è la granata. Porco due, mi sono sbagliato, ragazzi. Mi sono sbagliato. Porco schifo. Guarda, sei proprio un porco schifo, sei. Allora, ok. Dobbiamo girare le cose? Beh, passiamo tutto. Oh, ecco perché. Gira la ruota. Yeah, yeah. No, aspetta. Allora, passa da qui. Facciamo... Eccolo, bello mio. Mo sì. Mo in teoria, ragazzi, abbiamo liberato tutto quanto. Vediamo se arriva fino su. No. Dobbiamo liberarlo qui. Abbiamo fatto praticamente le cose al contrario. Vabbè. Però c'è tutto, no? Arriva fino su, quindi è a posto. Ci serve solo da girare questo. Però non si gira. Perché non giri? Ok, siamo dentro. Dobbiamo raccogliere tutti i dati? Ah, ecco il primo video. Gente ubriaca, mi pare. Bene, bene, ci interessa. Poi, che altro hai? Secondo video, gente che salta. Bene. Ok, sto per aprire la diga. Ora. Che succede? Ah, eccoci. Bravo, quelli stanno a letto. Ok, abbiamo messo il virus, non sto capendo ragazzi. Marcus, cosa hai fatto? Che vuoi dire? Vi ho fatti entrare. E hai allertato la sicurezza della AUM allo stesso tempo. Sì. Devono avere un sistema ausiliario che controlla le connessioni. Nasconditi lì e aspetta, succhiamo tutto a tempo di record. Brava, succhia. Ok, forza. Dai ragazzi, ci succhiano tutto a tempo di record. Però arriva pure la polizia, quindi è un po' un momento critico. È un momento importante. Andiamocene via. Comunque ragazzi, vi dico una cosa, perché avete visto, ogni tanto faccio dei tagli, però tante altre volte vi faccio vedere cose un po' più noiose, no? Però è perché in molti mi avete detto, Mike, facci vedere altre cose, no? Non solo le missioni principali. Ok, però in molti mi chiedete del parkour, ma ragazzi, il parkour è una delle cose che hanno inserito novità all'interno di questo Watch Dogs. È pure fluido, è fatto pure bene le animazioni e tutto, però... Ho riscontrato che per adesso nelle missioni non l'ho utilizzato molto, mentre l'ho utilizzato molto per quanto riguarda tipo cose secondarie, tipo recuperare dei vestiti, recuperare delle cose. Ok, ora mi dovete spiegare il senso del programma Fridge Share. Collego il mio smart fridge online e confronto il suo contenuto con quello degli altri frigo del mio quartiere nel caso mi mancasse qualcosa. La gente chiede ancora lo zucchero ai vicini.
triangolo. Senza contare che se il frigo controlla tutto, l'avete programmato apposta. Dovrebbe avvisarmi prima se manca qualcosa. Quindi lo scopo di questa funzione è informare i miei vicini che sono una persona patetica, che nel frigo ha solo birra e 4 pacchi di Wurstel. No. Come se non bastasse in baita. Vabbè, non ci frega niente. Lo sai chi è venuto in mente? A quelli che ti devono controllare, a quelli che hanno bisogno dei tuoi dati per sapere quando compri lo zucchero, perché compri quel tipo di zucchero. Qua raga ha fatto una strage, quindi non credo che arriverà mai nessuno a romperci le balls. Ecco. Bibbo, ciao. Se vedemo tigri. Qua ci sta la macchina della polizia che mi pare super troppo swag. Ce la rubiamo? Bella regà, se siamo visti! E se non ci vedemo, ci siamo vissuti, com'era? Vabbè, via. Con il nostro. Ciao! Ma dai. Cosa? Non va. Così non va. Sitara, cosa sta vedendo? L'AUM raggruppa gli utenti in flussi differenziati e poi vende l'accesso ai dati ad altre aziende, alle assicurazioni sanitarie soprattutto. E allora? Se ordini la pizza troppo spesso, il premio sale alle stelle. E l'AUM ci guadagna. Wow, brutta storia. E questo è soltanto l'inizio. Esamineremo per bene i dati e selezioneremo le parti migliori per un video. Che cosa sta facendo? Perché ha uno scopino nel culo? Ehi, spoiler! Spoiler! Ok, non ci interessa. E questo volerà adesso? Ciao. Oh, non è accaduto! Tu sei un king, sei io. Vabbè, abbiamo completato la missione. Adesso loro si metteranno lì a visionare tutti i video che hanno rubato dalle case di chissà quante mila persone. Io ho sbloccato nuovi punti da poter utilizzare per migliorarmi e probabilmente adesso lo farò, ragazzi, perché sennò questa missione, anzi la missione precedente, sarebbe stata molto più facile con determinati tipi di hack. Ehi. Niente spoiler, promesso. Il video di Sit è quasi perfetto, quindi io e te ci faremo una gita per portarlo alla Sutro. Vuoi aiutarmi a preparare tutto? Vuoi che la hackeri, vero? Lottisti, amico. Ricevuto. Ma ok ragazzi, lo scopriremo nella prossima puntata. Io vi ringrazio ancora perché questa serie sta andando benissimo solo grazie a voi. Vi do appuntamento ai prossimi video. Un saluto a tutti e Max Rosha. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao! Che poi oggi pomeriggio. Ciao! We undeniable.